Simone, all'espulsione di Speranza ti sei messo le mani nei capelli pensando alla partita che ancora doveva finire o alla partita prossima contro la Sommettes? Tutte e due le cose, perché comunque Speranza per noi è un punto di riferimento, è un giocatore importante che secondo me domenica ci mancherà, però speriamo di chiunque farà giocare al suo posto darà sicuramente il massimo, però ripeto, per noi Speranza è molto importante. Aver pareggiato domenica ha complicato un po' i piani, in ottica salvezza bisogna vincere una partita dalle prossime due trasferte. No, quello sicuramente, ripeto, noi non dobbiamo essere sempre negativi, ripeto, domenica è stata una partita che dobbiamo portare a casa tre punti, purtroppo non ci siamo riusciti per, secondo me, per degli errori nostri che comunque possiamo evitare, e, ripeto, ora dobbiamo andare a San Benedetto e cercare di portare a casa tre punti. Ormai sai benissimo quanto sia speciale la gara di domenica prossima per i tifosi del Teramo, è chiaro che si aspetteranno da voi un impegno ancora maggiore. Sì, sicuramente, qua comunque è un derby, la gente di Teramo ci tiene tantissimo, comunque ci teniamo anche noi, e ripeto, speriamo di regalare i tre punti alla città. Troverete una squadra che ha perso domenica scorsa, ma che era reduce in precedenza da 6 risultati utili consecutivi, comunque una squadra in forma che sta bene e che punta a posizione ancora più in alto. Sì, loro sono una squadra, secondo me è una buonissima squadra, però noi non dobbiamo avere paura di loro e dobbiamo cercare di fare la nostra partita, che secondo me possiamo far bene e portare a casa sinceramente i tre punti. Da dietro come le vedi le difficoltà degli attaccanti di segnare? No, guarda, secondo me non è questione degli attaccanti, magari è un momento un po' così di tutti noi, purtroppo magari poi davanti corrono tanto, perché comunque fanno un lavoro, corrono tanto, si danno tanto da fare, però magari davanti arrivano sotto porta, sono un po' magari in affanno, però ripeto, noi ci stanno dando una grande mano anche se magari gli manca il gol. Hai pensato che la Reggiana l'ultima giornata potrebbe venire qui al Bonolis per giocarsi il campionato di Serie B? Ma io credo che, io spero che noi l'ultima giornata i conti siano già fatti. Io spero che comunque domenica vinciamo e poi si vedrà. Comunque io non credo che di arrivare all'ultima giornata per salvarci. Almeno lo spero.